Prima di cominciare, perché so che quando comincerò non mi fermerò più e non avrò più il tempo di farlo, se per favore mi potete accendere anche le luci dietro, perché vi voglio guardare. Mi piace guardarvi quando vi parlo. Prima di cominciare, volevo intanto ringraziare le persone che ci aiuteranno durante questo tour, le persone che ci hanno aiutato durante questo tempo per organizzarlo. E vabbè, in primo luogo voglio ringraziare la persona che, oltre ad aiutarmi per il tour, mi aiuta per tutta la vita, mia moglie. Grazie. E poi volevo ringraziare Juan, Filippo, Beatrice, Marco, Stefano e Alice. Grazie. Già volevo partire subito, volevo partire a parlare, volevo partire a dire quello che c'è dentro il mio cuore. Io il titolo che ho messo oggi a questa predica, volevo mettere un titolo ancora più forte, però ho detto, ma chissà qualcuno si scandalizza e poi dice che il pastore ha cominciato a dire parolacce. E il titolo di oggi è Senza Padre, Senza Gloria. Il pastore Giulio in pomeriggio ha parlato di un aspetto della gloria di Dio. Io vi parlerò di un altro aspetto. E io credo una cosa, ve lo dico con tutto il cuore. Io non credo ad una chiesa che si riunisce perché non ha niente da fare. Io non credo a delle persone che entrano in chiesa perché gli piace la musica, perché gli piace la chiesa che è bella, perché gli piacciono i lampadari, perché gli piace come è tutto così fashion. Io non credo che delle persone che entrano per questo motivo e continuano, non è che può essere la scusa, dice vabbè la prima volta, e continuano a frequentare una chiesa, un gruppo di persone, perché non hanno niente da fare, perché forse non sono stati accettati mai da nessuno e si vogliono sentire accettati in chiesa. Io non credo che queste persone siano nate di nuovo. Io oggi ti dirò talmente tante cose forti che tu o mi amerai o mi odierai. Non ci sono mezzi termini. O amerai quello che ti dico perché dirai sì, sono d'accordo con te, perché vuol dire che c'è lo stesso fuoco che brucia dentro il mio cuore, che brucia dentro il cuore di tante persone oggi in Italia, che bruciava nel cuore di Geremia quando lui diceva: Signore, mi hanno maltrattato, mi hanno preso in giro, sono diventato una persona che è così esposta a tutto quello che la società mi sta dicendo, mi prendono in giro a causa del tuo nome. Ho deciso di stare zitto, ma c'è un fuoco che brucia dentro le mie ossa e non voglio parlare di te, ma non riesco a non parlare, non riesco a stare zitto. O sei questo tipo di persona e mi amerai, o sei una persona tiepida e mi odierai. Io voglio dirti una cosa: se mi odierai, non me ne frega niente, perché io oggi ti devo dire quello che Dio dice, quello che Dio pensa e quello che c'è scritto nella parola di Dio. Io voglio leggere con te di alcuni versi per raccontarti una storia che si trova in Prima Samuele, al capitolo, io ti leggerò un verso finale per cominciare, capitolo 4, verso 21 e verso 22. Ti leggerò questo verso finale e poi ti racconterò tutta la storia. Prima Samuele, capitolo 4, verso 21 e verso 22. Prima di cominciare, puoi dire per favore alla persona che è accanto a te: oggi Dio ti scuoterà. Forse tu non ci credi, perché tu oggi sei uscito di casa per abitudine, sei uscito di casa perché sei abituato a venire in chiesa,
Forse sei uscito di casa perché sei un leader della chiesa, sei un responsabile, sei un mentore e devi dare l'esempio. Quindi ti sei obbligato ad uscire di casa, dici: ah, devo andare in chiesa, non posso non andare in chiesa. Quindi non sei arrivato qui con delle aspettative, non sei arrivato qui come il primo giorno che arrivavi in chiesa pensando: Dio, che cosa farai? Dio, come mi parlerai? Dio, come sconvolgerai la mia vita? Forse non ci credi, e a me non importa, perché ci credo io che Dio ti scuoterà. E dice così: e al suo bambino pose nome Icabod, dicendo: la gloria ha lasciato Israele, perché l'arca di Dio era stata presa a motivo del suocero e del suo marito. E disse: la gloria ha lasciato Israele, perché l'arca di Dio è stata presa. Una donna che partorisce mette nome a suo figlio senza gloria, perché Icabod significa senza gloria. Una donna che partorisce in questo tempo, in questa storia che ti racconterò, decide di mettere a suo figlio un nome, senza gloria. Lo marchia per tutta la vita, gli dà un marchio a quel figlio, gli dà un marchio a quella generazione, senza gloria. Io voglio dirti una cosa: la generazione che oggi sto vedendo in chiesa, ma non in chiesa al Ministero Sabato, io parlo della chiesa italiana, parlo di tutto quello che vedo quando giro per tutta l'Italia vedendo tante chiese, io sto vedendo una generazione senza gloria. Sto vedendo una generazione che non ha compreso e non sta vivendo appieno quella che è la gloria di Dio, quel Dio di Israele, quel Dio che questa donna sapeva e conosceva, che c'era un Dio che aveva aperto il Mar Rosso, che l'aveva fatto uscire dall'Egitto, ma per varie situazioni profetizza sulla vita di suo figlio e sulla generazione che stava arrivando senza gloria. E ahimè, tante persone hanno profetizzato, hanno rilasciato questa parola su questa generazione che sta vivendo il Vangelo, che è una generazione senza gloria. Perché in chiesa l'unica cosa che si sentono dire è: ma Dio non ti guarisce perché non sarà la sua volontà, ma Dio non ti libera perché, vabbè, mica tutto dovete vedere demoni. Ma io posso capire che una persona, ma se su 100 Dio non guarisce nessuno di questi 100, ma che Dio stiamo vivendo? Ma dove è andata a finire la gloria dell'Iddio vivente, di quel Dio che prende la vita delle persone e le scuote, quel Dio che quando incontro un uomo nel deserto, un uomo che non valeva niente, un uomo di nome Mosè, che era una persona che ha ucciso un egiziano, lo prende, si incontra faccia a faccia con Dio e diventa l'unico uomo che parlava con Dio come parla un amico. Dov'è questo Dio? Dov'è? Le uniche parole che si sentono dire è: non sarà la volontà di Dio, è la crisi, la crisi. Io mica posso dare la mia decima che c'è la crisi. Allora dai la ventesima se non puoi dare la tua decima, visto che c'è la crisi. Dov'è questo Dio di miracoli che crediamo? Perché stiamo vivendo un Dio morto, che diciamo: ah no, i cattolici che mettono Gesù sulla croce, Gesù è risuscitato. Ma Gesù è risuscitato anche nella tua vita? C'è un Gesù risuscitato nella tua vita? Le persone vogliono vedere questo. Sicuramente tu oggi stai pensando: ma chi me l'ha fatto fare di uscire di casa e andare a sentire questo pazzo? Io voglio dirti ancora, voglio ripeterti: tu potrai uscire di qua e amare le mie parole. E io credo, non per quello che dico, non per la mia bravura, non per la mia santità, non per tutto quello che posso fare, ma perché questa parola arriva direttamente dal trono di Dio. Non tornerai indietro senza aver fatto tutto quello per cui è stata mandata, senza aver compiuto tutto quello per cui è stata mandata, ed è stata mandata per scuotere la tua vita e per cominciare a farti vivere il Dio della gloria, quel Dio glorioso, quel Dio grande, quel Dio che prende e cambia la vita delle persone.
E no, no, pastore, ma queste cose succedevano ai tempi degli apostoli. Sai cosa penso? Che io e te sappiamo soltanto cercare scuse, perché noi non viviamo la gloria di Dio. Al posto di piegare le nostre ginocchia e di dire: Dio, ci sarà qualche motivo. Non lo so, forse non l'ho capito. Non lo so, forse sto vivendo male la mia vita. Al posto di piegare le nostre ginocchia e capire qual è il motivo in noi, noi diciamo che non è volontà di Dio, perché riusciamo soltanto a cercare scuse su scuse. Io voglio dirti una cosa, che quest'anno al Turgiallo, se tu soltanto, proprio ma se tu soltanto decidi, proprio decidi di cominciare a vivere questo Dio di cui ti sto parlando, tu vedrai cose che occhio non ha mai visto, che orecchio non ha mai udito, che non sono salite nel cuore dell'uomo. Lui l'ha preparato per coloro che lo amano. Lo ami? Lo ami? Lo ami? E allora Dio l'ha preparato per te. Come dicevo, quello che condividerò oggi è forte. C'è un tempo in questa storia che leggeremo in Israele, che è lo stesso tempo che credo profeticamente stia vivendo la Chiesa oggi in Italia. Infatti il titolo che ho dato a questa predica è forte: senza padre, senza gloria. Vi voglio leggere dal capitolo 1 di Samuele al verso 1 e voglio finire con l'ultimo versetto che vi avevo letto. Tutta questa storia dura 30 anni. Questa storia si svolge in 30 anni. Com'è bella la Bibbia che in pochi capitoli ti racconta 30 anni di storia. Dio è conciso. E si mette lì che sai, no, così questo è successo. 30 anni di storia. E in tutta questa storia e nei vari versetti che leggeremo vediamo un po' di cose. La prima: vediamo un padre, anzi ve la racconto io la storia prima di leggervi. C'è un tempo che vive Israele, il popolo di Dio. Se dobbiamo paragonare il popolo di Dio, oggi a chi lo paragoniamo? Alla Chiesa, a noi. Siamo noi il popolo di Dio. Come sta vivendo Israele? Israele sta vivendo con Elì, un padre spirituale, il sommo sacerdote di Israele, che vive la sua vita tranquillo lì al tempio, ogni tanto forse prega, però ci sono due figli, i famosi figli di Elì, che rubano dalle offerte, vanno a prostitute dentro la chiesa, prendono e mangiano le carni che dovevano essere sacrificate a Dio, che dovevano andare a Dio, e li tolgono e li strappano dalle mani del popolo. Talmente Dio si arrabbia che dice: il popolo non ha il rispetto, non ha il timore di Dio, non mi sta servendo, per colpa vostra. Gli dice lì: per colpa tua e dei tuoi figli. Perché per colpa di Elì, se Elì non faceva niente? Perché Elì era responsabile come padre spirituale di insegnare i propri figli, di insegnare sì i propri figli in quel caso carnali, ma qui stiamo parlando anche i propri figli spirituali. Io voglio dirti una cosa: le persone che entrano in chiesa vedranno te e in base a come ti comporti tu si comporteranno loro. Se tu entri in chiesa e arrivi in ritardo, tu vedrai che il 90% delle persone che discepolerai arriveranno in chiesa in ritardo. Se tu ti siedi sempre all'ultimo perché vuoi uscire fuori quando poi comincia la predica e ti vuoi fare due chiacchiere, le persone faranno la stessa cosa, perché le persone più piccole imitano le persone più grandi, come nella vita normale, come nella vita naturale, anche nella vita spirituale. E Dio se la prende con Elì, gli dice: per colpa tua il popolo non mi serve, si prostituisce per colpa vostra, perché voi non gli state mettendo quel timore che il mio popolo deve avere. Infatti vediamo che in quel periodo la Bibbia ci racconta che la parola di Dio, le visioni e le parole profetiche erano rare in quei giorni.
Cioè, tipo che tu vieni in chiesa, esci dalla chiesa e dici: ho perso 2 ore della mia vita. Perché si andava lì, e tu immaginati, portiamo questo quadro qui per farvi un po' vivere l'ambiente. Io oggi sto predicando e tu immaginati, c'è l'offerta e io rubo dall'offerta, poi c'è il pastore Punto che tradisce sua moglie con qualcun altro, poi c'è il pastore Giuli che fa un'altra cosa, poi c'è un altro pastore che ruba da un'altra parte. E qui tutti: Signore, tu sei buono, la tua misericordia dura in eterno. Così, questa era la situazione di Israele. Mi dirai: perché dici che la situazione è così in Italia? Perché? Perché ci sono tante, ma tante persone che dicono di essere ministri, di essere servi di Dio, che come oggi pomeriggio anche condividere il pastore Giulio con noi, amano più la loro gloria che la gloria di Dio. Amano più quello che gli altri possono dire, gli applausi. Amano di più quello che... Ah, vediamo, mi ha invitato questa chiesa. Quanto mi daranno di offerta? No, 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 me ne vado in questa, perché questa qui è più povera, sai, sono pochi, mi daranno meno. C'è troppo di questo, il Vangelo sta diventando un po' come... Non te lo so neanche dire, guarda, è meglio che non mi esprimo. Poi che cosa vediamo? Vediamo chiese, e io non sto criticando le chiese, perché non sto facendo nessun nome, io ti sto facendo analizzare com'era la situazione in quel tempo e com'è la situazione oggi. Forse è che tu vieni soltanto in questa chiesa, o vivi in questa chiesa, e non hai sentito, non hai mai frequentato altre chiese, forse non lo puoi capire. Però ti voglio dire io com'è in giro, per il mondo, in giro in Italia. Tu entri in delle chiese che tu dici: dov'è Dio? Ma dov'è quella parola che ti entra dentro e ti convince di peccato? Dov'è quella predicazione che ti dice cambia? Perché tutti i convegni e i congressi e tutti i ritiri del mondo sono 7 passi per conquistare la prosperità, 12 passi per una vita migliore, ritiro per conquistare? E perché non c'è un libro del tipo muori a te stesso, prendi la ritiro, prendi la tua croce e seguimi? Perché non c'è il libro come lasciare tutto e dare tutta la propria vita a Dio? Perché non c'è questo? Perché stiamo cambiando quello che è il Vangelo. Il Vangelo sì, è una buona notizia. Certo, è per grazia, sì, per grazia quello che tu non puoi fare. Andare in paradiso, andare con Dio, tu non lo puoi fare, questo ci vuole la grazia. Però dice la Bibbia che Gesù imparò dalle cose che soffrì. Quindi ti voglio dire una cosa, se tu vuoi vivere il vero Vangelo, devi soffrire. Digli alla persona che è accanto a te, se vuoi vivere il vero Vangelo, devi soffrire. Mamma mia, come sei tragico, pastore Giuseppe, sei sempre il solito, apocalittico. Io voglio dirti una cosa, questa è parola di Dio, non è la mia parola, non l'ho scritta io, l'ha scritta Dio, è la parola di Dio. Però cos'è? Non è che è tanto bello morire a se stessi, non è che è tanto bello dire lascio tutto e ti seguo, prendo la propria croce. In questa storia vediamo la prima cosa, questo padre spirituale che cosa fa? Sommo sacerdote, la Bibbia ci dice che era grasso, cieco e senza discernimento, ma la cosa più grave era senza radicalità. Lui non era radicale di prendere i suoi figli e dirgli: ehi, guardate che se voi continuate così ve ne andate all'inferno e io non vi permetterò di servire Dio in mezzo al peccato, perché le cose sante di Dio non possono stare in mezzo al peccato. Questo padre spirituale, questo è lì, non era radicale, e la sua non radicalità ha fatto sì che in Israele andasse via la gloria di Dio. E infatti poi vediamo quella donna che dice senza gloria a causa del marito, che era uno dei figli, e del suocero, che era lì.
La cosa più grave non è l'errore. La cosa più grave non è che stava sbagliando o che non aveva discernimento, perché quando la mamma di Samuele si presenta davanti a lui pregando e cercando perché desiderava un figlio perché era sterile, lui gli dice: ehi donna, sei ubriaca? No, guarda, sto pregando. Tu immaginati, uno qui che prega e tipo il mio discernimento spirituale è: ehi Alice, sei ubriaca? Dice: no pastore, sto pregando. Non era quello il problema. Il problema è che non era radicale, che non aveva il coraggio di affrontare il peccato all'interno della sua casa. Tu hai il coraggio di affrontare il peccato all'interno della tua casa? Tu hai il coraggio di dirgli a tua madre, a tuo padre: stai sbagliando? Se glielo dico non lo sai quello che mi succede, pastore. Io voglio dirti una cosa, ma la Bibbia cosa dice? Che dobbiamo servire gli uomini o dobbiamo servire Dio? Io non sto parlando di ribellarti, io non sto parlando di andare contro di loro, io sto parlando di dire la verità con amore. Perché tu puoi dire la verità con amore, la puoi dire. E quando dici le cose con educazione, non significa stare fermi, radicali su un punto, mancare di rispetto agli altri. No, tu puoi dirlo. Tu puoi dire no, questo è no perché è sbagliato. Fine. Mancanza di radicalità. Vediamo tante figure in questa storia. Io ho scritto un appunto. Abbiamo bisogno di padri, di uomini, di donne, di Dio, che lasciano un'eredità spirituale. Cosa vuoi lasciare tu qua? Una macchina? Una casa? Tanto poi, cosa vuoi lasciare ai tuoi figli? Abbiamo bisogno di uomini e donne che hanno il coraggio di lasciare un'eredità spirituale. Ma la cosa più bella ancora, visto che siamo tutti in un'età giovane, abbiamo bisogno di ragazzi e ragazze che hanno il desiderio, che hanno la voglia di raccogliere questa eredità spirituale che altri vogliono lasciare. Quanti sono disposti, se domani io muoio, e dico, e tutto quello che sto facendo per Dio, chi lo continuerà? Chi avrà il coraggio di assumersi tutte le responsabilità? Se domani il pastore Punto e il pastore Stefania muoiono, chi ha il coraggio di lasciare il proprio lavoro e di venire a servire Dio senza guadagnare neanche un euro? Chi ha il coraggio di prendere questa eredità spirituale che ci sono, uomini e donne che vogliono lasciarvi? Ce l'ha il coraggio? Ce l'ha il coraggio? Abbiamo bisogno di padri, ma abbiamo bisogno anche di figli. Perché è facile dire: abbiamo bisogno di padri spirituali. E i padri spirituali hanno bisogno di figli. Perché se io lascio un'eredità a nessuno, che la lascio a fare? Sai, 2 + 2 = 4. È meglio che faccia una battuta, perché sennò qui vi vedo proprio tutti sbrang. Solo chi capisce questa battuta ride. Vediamo i ministri, vediamo questi figli spirituali che usano la presenza di Dio come un amuleto. E i figli vivono gli errori del padre. Ministri che credono di vivere Dio, di avere Dio nel loro campo di battaglia, ma invece è solo un arca vuoto, un oggetto, una spiritualità, come la chiamo io, una spiritualità della carne. Perché se tu vedi in questa storia, arriva la battaglia, arrivano i filistei, vogliono distruggere Israele, e loro che vivono nel peccato, che rubano, che vanno con le prostitute all'interno del tempio, dicono: aspetta che prendiamo l'arca del patto e la portiamo in mezzo alla battaglia, così Dio ci libererà dai filistei. Ma io dico una cosa, ma con quale coraggio? Con quale coraggio vogliono andare a prendere l'arca del patto, che rappresenta la presenza di Dio, che era l'unico luogo dove Dio si manifestava sulla terra? Perché, come ben sapete voi studiosi della Bibbia, sapete che l'arca del patto si trovava nel luogo santissimo, e una volta all'anno il sommo sacerdote poteva andare lì per... era lì il luogo dove Dio era presente, l'arca del patto, dove c'era la verga di Aronne, poi
il vaso con la manna e le tavole della legge. Avete studiato? In quel luogo si manifestava Dio, e loro che cosa fanno? Dicono: andiamo a prendere l'arca del patto e la portiamo in mezzo alla battaglia. E Dio, come il suo solito fare, li stupisce. Perché è vero che Dio fa al di là di quello che pensiamo, immaginiamo o sogniamo. L'arca del patto arriva e la Bibbia, guarda che cosa dice, dice una cosa molto bella. Che nel momento, in prima Samuele 4:10, dice così: che i filistei rubarono l'arca del patto ad Israele. Cioè, che cosa succede? I filistei dunque combatterono Israele. Israele fu sconfitto e ciascuno fuggì verso la sua tenda. La disfatta fu enorme, caddero fra gli israeliti 30.000 fanti. Prima Samuele 4:10. Infatti arriva quest'arca, la presenza di Dio. Dio era nell'arca. Ma la mia domanda è: se tu toccavi l'arca, se tu toccavi, entravi alla presenza di Dio, una sola volta l'anno poteva entrare il sommo sacerdote, una sola volta. Se non si purificava dai propri peccati, moriva alla presenza di Dio. Perché che cosa succedeva? Si attaccava delle campanelle, si attaccava un laccio, e se per caso lui veniva ucciso dalla presenza di Dio nel luogo santissimo, nessuno poteva entrare per recuperarlo. Quindi tirava un laccio e diceva: va bene, facciamo uno nuovo sommo sacerdote. Quindi era una cosa wow. E come mai questi due, così peccatori, così felici del loro peccato, mentre servono Dio, riescono a trasportare l'arca del patto? Perché Dio non era nell'arca. Perché se Dio era nell'arca, quei due dovevano morire. Ma che cosa succede? Arriva l'arca e la Bibbia ci racconta che Israele fa un urlo che tremò la terra. I filistei hanno detto: mamma mia, è arrivato il Dio di Israele, quelli che l'ha fatto uscire dall'Egitto, quelli che ha fatto sì che il faraone si piegasse, e ora come facciamo? E allora uno dice: filistei, dai, mettetevi come uomini e combattiamo. Sai cosa mi fa pensare? Come tante volte siamo tutti: sì, Signore, come che sei nella nuvola della gloria. E nello stesso momento che sei nella nuvola della gloria stai pensando, non lo so, a qualche cosa che hai visto la sera prima su internet. Non lo dico. Amen. Quindi vediamo che al capitolo 4 che cosa succede? I filistei rubano l'arca. Abbiamo bisogno di figli che vogliono raccogliere questa eredità. Molte volte crediamo che Dio sia nella nostra vita. Infatti che cosa credevano? Questi due credevano che Dio era con loro. Infatti portano l'arca tutti felici e contenti. Mi piace che la Bibbia dice: la disfatta fu grande. Sai cosa mi fa pensare? Quando pensi che Dio è nella tua vita e ti metti in qualcosa, ti metti a fare battaglia spirituale, prendo, faccio, io evangelizzo, conquisto. Una volta uno mi ha detto: sì, io vado in discoteca, convertirò tutti. Oggi non è più in chiesa. Quando tu pensi che Dio è nella tua vita e vai a combattere, la disfatta sarà grande. E questo non è un problema di Dio, è un problema tuo. Perché se noi andiamo avanti nella storia, sai che cosa vediamo? Che Dio, quando quest'arca entra nel tempio dei filistei, nel tempio di Dagon, sai che cosa succede? Che la statua di Dagon cade con la faccia davanti all'arca. Perché Dio manifesterà la sua gloria o da solo, o quando noi gli permettiamo di manifestarla attraverso la nostra santità. Perché se no, sai che cosa sarà? Sarà come quell'urlo che gli israeliti hanno dato
quando è arrivata l'arca, ma era un urlo che si camuffava da un urlo spirituale. Dio è arrivato in mezzo a noi, ma in realtà era un urlo carnale. Era la carne che stava facendo finta di essere lo spirito. Era un qualcosa di preparato, di umano. Perché se era Dio che era arrivato veramente, tu pensi che Israele perdeva? E voglio andare alla conclusione. Vediamo una donna che sa tutto quello che succede, ma non ha il coraggio di prendere una posizione. E non solo non ha il coraggio di prendere una posizione, ma dà il marchio alla generazione futura e a suo figlio. E infatti le chiama suo figlio senza gloria. Cioè sta vedendo che nel Tempio, in Israele, non c'è la gloria di Dio, e al posto di alzarsi e dire: ma non è che c'è quel Dio di Israele, quel Dio della Bibbia, quel Dio dei miei padri, che ancora oggi può fare miracoli, che ancora oggi può stravolgere la vita delle persone? Allora è successo tutto questo, va bene, ho l'opportunità, mi nasce un figlio, lui è di diritto sacerdote, quindi allora perché non dico la gloria tornerà in Israele? No, senza gloria. Ora la mia domanda è: perché non hai deciso di alzarti, non di alzarti dalla sedia, stai 5 minuti seduto, ancora non abbiamo finito, ma di alzarti spiritualmente e dire che questa gloria ritornerà nella Chiesa di Gesù, ritornerà nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo posto di lavoro, al Turgiallo, dovunque tu te ne vai, in questa chiesa, in questo gruppo di giovani, dovunque tu te ne vuoi andare? Perché se anche qui come chiesa stiamo vedendo qualcosa di bello, ancora è niente paragonato a quello che Dio può fare. Sei d'accordo che niente è paragonato a quello che Dio può fare? E allora perché ci accontentiamo? Perché ci accontentiamo? Perché non decidiamo di dire: ok, fino a oggi va bene, è successo quello che è successo, ma da oggi no. Tanti fanno come quella donna, gli nasce un figlio, senza gloria anche tu, altri 20 anni. Mi piace che state in silenzio. Non capisco se è un silenzio di riflessione o se è un silenzio di riflessione. Io credo che Dio vuole dare la sua gloria a noi. Mamma mia, che stai dicendo? Antibiblico. Giovanni capitolo 17 versetto 22 dice: Gesù parla così e dice: Dio fatto uomo dichiara queste parole: io ho dato loro la gloria che tu hai data a me. Gesù sta dicendo: io ho dato a loro la gloria che tu hai data a me. No, forse non mi avete sentito. Cioè Gesù ha detto, quando stava parlando con i suoi discepoli, tu sei un discepolo di Gesù? Ok. Gesù quindi ha detto a te: io ho dato la gloria che tu, Padre, hai dato a me, io l'ho data a loro. Non è che mi sembra che ci credi tanto. Dio vuole dare la sua gloria a noi. Dio vuole manifestare la sua gloria con noi. Perché Lui l'ha deciso. Perché Lui ha detto: io ho deciso di salvare il mondo tramite la pazzia della predicazione. Lui l'ha deciso. Lui ha deciso di predicare e che tramite la predicazione le persone possono essere salvate. Non l'ha deciso nessun altro. Non è un modo di dire: ah, dobbiamo fare la chiesa fashion e facciamo il Turgiallo. Dio ha detto: andate e predicate, perché tramite questo mezzo, predicare, che è una pazzia, digli a una persona: guarda, sai, Gesù ti ha salvato e morto per te sulla croce, e quella veramente cambia vita. Sembra una pazzia, e dice che tramite questa pazzia Dio vuole salvare il mondo. Quindi tu fai parte della pazzia di Dio. Sei contento? E andiamo alla conclusione, vi leggo 1 Samuele capitolo 6 verso 20, che dà questa affermazione ed è la domanda che io voglio porgervi oggi. Dice così: quelli di Betsemes dissero: chi può resistere
in presenza del Signore, di questo Dio santo. E dove andrà l'arca del patto? Partendo da noi. Chi può resistere in presenza del Signore, di questo Dio santo? Io ti chiedo di alzarti. Qualcuno di voi dirà: ma pastore, va bene tutto, però sai, sembra, non lo so, prima in chiesa mi avevano detto vieni che Gesù ti ama, e poi queste prediche così forti, ma come mai, ma perché, ma Gesù non mi amava. Certo che Gesù ti ama e ti continua ad amare, ma una cosa che mi piace dire, non mi stancherò mai di dirla, proprio perché Lui ti ama, non ti lascerà così come sei. Perché quella piccola goccia di veleno che tu metti dentro la tua vita, quella piccola goccia di veleno che si chiama pornografia su internet, quella piccola goccia di veleno che si chiama pensare male degli altri, quella piccola goccia di veleno che si chiama non essere onesti nel tuo posto di lavoro, nella tua scuola. Ma Dio non mi ama. Ti ama, e ti voglio dire una cosa: Dio ti continuerà ad amare anche se continuerai a farlo. Il suo amore non cambia. Ma dimmi una cosa: qual è quel padre che non gli dice ai propri figli stai sbagliando? Qual è quel padre che ama, quella madre che ama, che non dice ai propri figli: ma sai che potresti vivere una vita migliore? Io voglio dirti una cosa. So che parlo a un pubblico molto giovane. Se io potessi, giusto? Si può dire, sì? Meno male. Quando predico. Se io potessi tornare indietro, lo faccio per farvi ridere perché sono troppo serio. Se potessi tornare indietro, tu pensi che rifarei le scelte che ho fatto nella mia vita? No, tante non le farei, ma tante. Forse la prima: non regalerei il mio corpo a chiunque, anche se detto da un uomo suona un po' male, perché sai, l'uomo deve essere quello, l'uomo lo devi conquistare. Te lo posso dire una cosa, siamo soli, siamo noi, tu e internet. Sei proprio cretino se pensi così, perdonami. Io avrei voluto conservare il mio corpo per mia moglie. Sai quanto? Sai quante volte me ne sono pentito? Tu ancora sei in tempo, tanti di voi ancora sono in tempo. E sto parlando a uomini e a donne. E voglio dirti una cosa: anche se non sei in tempo, con Dio puoi sempre ricominciare. Perché se quella donna non chiamava suo figlio senza gloria e credeva che Dio poteva ancora fare qualcosa in Israele, la situazione cambiava prima. Ma la situazione cambia, sai quando? Quando arrivano proprio che sono distrutti. Dopo anni e anni di essere schiavi dei Filistei, si pentono davanti a Dio. E dicono così: abbiamo peccato. Abbiamo peccato contro di te. Hanno tolto tutti gli idoli, hanno chiamato Samuele, che era il profeta di quel momento, che quando abbiamo cominciato a raccontare questa storia lui ancora era un ragazzino e viveva lì in mezzo a quello squallore spirituale, viveva lì in mezzo a quella perversione, un ragazzino. Chiamano Samuele, si pentono e poi dice così: ora mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei stavano di nuovo attaccando Israele.
si avvicinarono per assalire Israele, ma l'Eterno tuonò e quel giorno con gran fracasso contro i Filistei e li mise in rotta. Talmente furono sconfitti dinanzi ad Israele. Cioè, noi vediamo prima del pentimento un tuono, un urlo, un tremare della terra umano, ma dopo il pentimento, dopo che hanno detto Dio abbiamo sbagliato, dice che Dio stesso tuonò e sconfisse i Filistei. Che differenza quando è Dio a tuonare e non l'uomo. Quando quel grido, quando quella preghiera, quando canti quella canzone in chiesa viene dal tuo cuore e quando invece viene dalla tua mente. Quando andare a parlare a qualcuno di Gesù, quando decidere di partecipare per il Turgiallo viene dal tuo cuore e non dalla tua mente. Quanta differenza. Quanta differenza quando Israele tuona, grida e non succede niente. Ma quando Dio decide di tuonare, Lui scuote. E io so che sta scuotendo tanti cuori questa sera. Perché non è la voce del pastore Giuseppe. Perché è Dio che sta parlando al tuo cuore. E mentre tu chiudi i tuoi occhi e il gruppo di lode ci accompagnerà con una canzone, io voglio chiederti che tu possa veramente mettere la tua vita davanti a Dio. Che tu possa pensare, e se oggi è l'ultimo giorno? E se in mezzo alla battaglia sarò io a morire? Non è meglio che in questa battaglia viene Dio? Non è meglio che in questa battaglia arrivi la sua presenza? Sono debole, se sono
tua presenza mi sostiene, Signore. La tua presenza mi basta, con forza, Signore. La tua presenza, la tua presenza mi sostiene, Signore, Signore. La tua grazia mi basta, Signore. La tua presenza mi basta, alleluia, Signore. La tua presenza mi sostiene, yeah. Alleluia, la tua grazia ci basta. E siamo qui a gridare a te, Spirito Santo, la tua presenza ci sostiene. La tua presenza ci sostiene, Signore. La tua Signore, la tua presenza mi sostiene. Io so che alcuni di voi sono qua e domani partiranno, altri no, altri avranno altre destinazioni. Ma non importa se tu devi partire domani per il tour o dovunque andrai in questo tempo, in quest'estate, io voglio invitarti. Se Dio ha toccato il tuo cuore, se tu vuoi dire: Signore, io non voglio andare in battaglia senza di te. Io so che ci sono alcune cose nella mia vita che ho bisogno di chiederti perdono. Sai, la Bibbia dice che il giusto cade 7 volte, ma si rialza. Ci sono forse alcune cose che devi chiedere perdono a Dio, che prima di partire per qualsiasi destinazione tu abbia, devi dire: Dio, perdonami, tolgo via tutto quello che non va, perché voglio che sei tu a tuonare nella mia vita, in quello che faccio in chiesa, nel posto dove mi trovo, dove tu mi mandi. Voglio che sei tu. Voglio essere un figlio spirituale che è pronto a raccogliere quello che tu hai per me, come Eliseo che seguì Elia e nel momento esatto che Elia doveva passare il manto, lui si trovava lì perché perseverò, perché l'ha seguito. Mentre i ragazzi continueranno a cantare questa canzone così, così bella, che dice che vuoi abitare per sempre nella sua casa, io voglio invitarti a correre qua davanti
posto quello che devi mettere a posto, per togliere quello che devi togliere, per chiedere perdono dove devi chiedere perdono. Io voglio invitarti neanche a pensare, ma chissà se già c'è il desiderio dentro il tuo cuore, corri. Non pensare cosa diranno gli altri, non pensare, ah io non devo partire, non pensare. La mia preghiera in questa settimana è stata: Dio, fai sì che parta un popolo santo affinché tu possa abitare in mezzo al tuo popolo. E ho chiesto coraggiosamente, contro ogni forma umana, contro ogni intelligenza: Dio, se non vuoi che ci sono delle persone che non devono partire, non le fare partire, perché è meglio che partiamo pochi. Ma che desideriamo la tua gloria nella nostra vita, piuttosto che partiamo in tanti. Ma quello che uscirà dal nostro accampamento sarà un grido umano e non quel grido, quel tuono divino che fa scappare via il nemico. Mentre Gaetano ancora canta, prenditi questo minuto per venire qua davanti. Una cosa ho chiesto al Signore e la cercherò di restare dentro la sua casa per sempre, il suo amore mi sostiene. Se sono debole, se sono debole, il suo amore mi sostiene. Se sono debole, se sono debole, Signore. Tua grazia mi basta, Signore, la tua presenza mi sostiene, Signore. Altra cosa, io la cercherò di restare dentro la sua casa per sempre, il suo amore mi sostiene. Se sono debole, se sono debole, il suo amore mi sostiene, se sono debole, se sono debole. Insieme. Basta, Signore,
dichiariamo ad alta voce ancora una volta, Signore, Signore. Sono alcuni che proprio in questo momento stavano pensando, chissà, forse sarà il caso di andare là davanti. Ma no, ma Dio, se gli chiedo perdono anche qui, sul posto. Sai cos'è? Quando noi abbiamo il coraggio di esporci, di fare quel passo, di venire qua davanti e dire: Dio, io ho bisogno di mettere delle cose a posto con te, significa che ci siamo pentiti veramente. Ma quando per paura, per giudizio rimaniamo seduti sapendo che dobbiamo mettere delle cose a posto, significa che non ci siamo veramente pentiti. E io sto parlando a te che sei là, che sai che devi mettere delle cose a posto con Dio, che potrei segnalarti, ma non lo faccio per privacy, ma non lo faccio perché Dio non mette in imbarazzo, ma arriva il momento che tutto quello che è successo nelle tenebre verrà alla luce, che tutto quello che è stato detto nei luoghi nascosti, nelle orecchie, sarà detto, sarà gridato nei tetti. Sai, questo è un tempo dove tu puoi piegare il tuo cuore e dire: Dio, bisogno, aiutami. So che ci sono delle cose nella mia vita che ancora devo sistemare, ma l'azione di venire qua davanti e dimostrarti, come disse Davide: io ho peccato contro te, non ho peccato contro nessun altro, non ho peccato contro la chiesa, non mi importa quello che pensano gli altri, ma io ho peccato contro di te e contro te soltanto, perché tu sei il mio giudice, perché tu sei colui che decide di innalzarmi e di abbassarmi. Perché niente che è stato dato agli uomini qui sulla terra non arriva dal cielo, non arriva da Dio. È arrivato il tempo che la Chiesa deve ritornare a quel timore di Dio, a quel timore della sua santità. Perché Dio ha dato un tempo ad Elia e i suoi figli, ma poi questo tempo è finito e in un giorno solo sono morti tutti e tre. Tu decidi del tuo futuro,
tu decidi se cominciare questo tempo, quest'estate, questo tour, dovunque tu andrai, o con Dio dalla tua parte, o con Dio nel tuo accampamento, o con una finta apparenza religiosa della sua gloria. Sei tu che decidi, non è nessun altro. Per questo, mentre finiamo di pregare e mentre tu sei lì al tuo posto, alzati, alzati, sei davanti al re, alzati. Non sono in piedi da un'ora e mezza. Mentre finiamo di cantare questa canzone, io voglio così che tu abbia quei 30 secondi per poter correre e dire: Dio, perdonami, ancora devo sistemare qualcosa. Passione dentro me che brucia per te, Signore. La fiamma è accesa, desidero te, Gesù. Tutto il cuore, io grido che io vedrò la tua gloria, alleluia, io vedrò la tua gloria, io vedrò la tua gloria. Desiderio nel mio, se questo è il tuo desiderio, dichiaralo. Vedere te. Se c'è una passione che brucia, dichiara il suo nome con forza, il nome di Gesù. C'è una passione dentro me che brucia per te, Signore. La fiamma accesa, desidero te, gridalo, Gesù, alleluia, con tutto il cuore, grido che, io vedo già la tua gloria. Io vedo già la tua gloria in me, io vedo già la tua gloria, sto vivendo per questo, io vedo già, io sto vedendo già la tua gloria, io vedo già la tua gloria, yeah. Io vedo già tua gloria, oh, alleluia, io vedo già la tua gloria, sto vivendo per questo, adesso alza la tua voce e parla con lui, pulisci il tuo cuore e la sua presenza, digli quello che c'è nel profondo del tuo cuore, alza la tua voce.
liberati alla sua presenza, di tutto ciò che c'è nascosto. Fai un patto con Lui in questo momento, decidi di aprirti completamente alla sua presenza e dichiara ancora con me: io sto vedendo già la tua gloria e per questo sto vivendo insieme. Io vedo già la tua gloria, yeah. Io vedo già la tua gloria, Spirito Santo, io la vedo già. Io vedo già la tua gloria.